Ciao ragazzi, sono Fran, è da un po' che non appunto commento nei video, l'ultimo video infatti l'ho fatto semplicemente diciamo con immagini di alcune pose, solo per mostrarvi un attimo i progressi e volevo darvi un attimo il punto della situazione. Siamo a 8 giorni dalla gara, anzi la gara è esattamente, esatto, il prossimo sabato e il peso attuale è di 83,7. Ho fatto per questa settimana, diciamo settimana lavorativa, una dieta pressoché normale, con una diciamo reintroduzione dei carboidrati, 5 fette Vasa al mattino a colazione e 100 grammi di pasta a pranzo, e il resto era pollo, circa mezzo chilo, e 300 grammi di filetto di merluzzo alla sera, con ovviamente insalata, spinaci o zucchine, asparagi come verdure. E al momento il peso 83,7, ne sono abbastanza contento della definizione che ho raggiunto. Da domani comincerò 3 giorni di scarica vera e propria, dove appunto eliminerò quasi del tutto i carboidrati, a parte queste 5 fette Vasa al mattino per far andare semplicemente il cervello. E poi diciamo introdurrò carne rossa, quindi filetto, e appunto per aumentare un attimo i grassi e sentire meno gli stimoli della fame, sentire un attimo un po' più pieno. E anche molto contento di avere un cucchiaio di peanut butter al mattino per colazione. E quindi questo per 3 giorni, probabilmente perderò ancora probabile un altro mezzo chilo, intorno agli 83-83,2. E a quel punto, da martedì, comincerò appunto a fare la carica di carboidrati fino al giorno della gara, sabato mattina. Quindi conto di essere on stage sul palco intorno agli 86-87, quindi dovrei rientrare nella categoria dei pesi massimi per quanto riguarda le categorie della federazione, l'NBFA. E niente, quindi praticamente in questi giorni di scarica che comincerò da domani, aumenterò ovviamente anche il lavoro in palestra, quindi molte serie molto lunghe proprio per svuotare completamente i muscoli dal glicogeno. La dieta sarà quasi prevalentemente a base di proteine, quindi pochissimi carboidrati, proprio per arrivare abbastanza piatto e vuoto proprio per essere pronto a riempirmi. E infatti, per farvi darvi un attimo un'occhiata di come la differenza, appunto, non appena mangio un po' di carboidrati, ho postato questi due video che vedete successivamente, dove uno è stato fatto stamattina dopo l'ultima seduta di cardio, quindi senza colazione, a stomaco vuoto e dopo anche una seduta di cardio, quindi ero molto piatto. Il secondo video invece che ho messo qui è un video che è stato girato subito dopo il pranzo, dove come ho detto questi 100 grammi di pasta, quindi un'ora dopo il pranzo vedrete già la differenza, la vascolarizzazione, quindi il mio corpo è molto affamato, diciamo, di carboidrati, quindi non appena le introduco vengono assimilati molto velocemente e entrano nei muscoli, come vedete dalla vascolarizzazione. Quindi sarete voi stessi capaci di vedere la differenza. E quindi questo mi fa ovviamente ben pensare anche per martedì, quando finirò appunto la scarica e comincerò ad aumentare progressivamente i carboidrati per arrivare appunto in stage molto più pieno e più solido e più duro di quanto sono adesso. Però definizione rispetto a alcuni mesi fa, rifaccio questa posa appunto per farvi vedere, è molto migliorata, quindi sia dal punto di vista della vascolarizzazione, ma anche proprio delle striature. Su questa webcam non si vede molto bene, però insomma sulla spalla, seconda della luce, si vede particolarmente bene la separazione delle fibre del deltoide. Quindi no, sono sinceramente molto contento. Adesso vediamo come va l'ultima settimana, che è diciamo quella un po' chiave, però sono contento insomma di l'anno scorso ho partecipato a categorie medie, quest'anno massimi, quindi si vede che quest'anno appunto ho fatto questo periodo di massa che l'anno scorso, come sapete chi ha seguito i miei video precedenti, era mancato, perché ho cominciato da febbraio proprio con un periodo di definizione per essere almeno capace di partecipare alla gara, perché partivo da condizioni che non erano sicuramente molto, diciamo, atletiche e quindi adatte per competere in una gara di natura bodybuilding. Quest'anno è stato diverso, quindi ho avuto
più tempo per pianificare e i risultati si sono visti. Quindi vediamo come va sabato, e quindi vi lascio a questi due video e postate commenti e fatemi sapere. Ciao! This brings tears to my eyes.